siamo sinceri, in quanti di voi aspettavano la mia reaction? Ma avete intasato Instagram di DM pregandomi di portare questa reaction? Ebbene sì, Murri e Jumpitech hanno fatto i miei panini, i nostri panini, i burger di Ciccio. Quindi ragazzi, mi raccomando, subito un bel pollicione in su, perché oggi facciamo la reaction insieme. Cosa non meno importante, vi rubo un secondo e mezzo. Fine mese di novembre usciranno questi panini su Deliveroo. Ci saranno 4 città che avranno questo servizio prima delle altre. Poi nel 2024 speriamo di arrivare in tutta Italia. Roma, Bologna, Milano e Napoli saranno le 4 città fortunate che avranno dei ristoratori che potranno permettervi di comprare i miei panini su Deliveroo. Quindi mi raccomando, seguite il mio social o seguite i burger di Ciccio Gamer 89 per saperne di più. E stiamo lavorando che nel 2024 ben 40 città verranno coperte. Incrociamo le dita, dipenderà tantissimo da voi e da quanti panini ve vognate. Io ho già lasciato like al video, mi raccomando, dovete lasciare like sia al video di Murri, non so se esce anche quello di Jumpitech. Signori, let's go, senza perderci in chiacchiere. Minchia, Piccio, è pazzesco. Onestissimo. 3, 2, 1, 1. Cioè, mamma mia. Cioè, e già mi piace. Allora, io voglio dire una cosa. Con quale faccia, Murri? Vi dico una cosa, lo sapete che non vi mento. A nessuno degli influencer a cui io ho inviato le box ho chiesto un favore di dire che sono buoni i panini. Lo giuro su mia nonna. Se l'avessi giurato su quella povera anima di mia madre, forse una mezza cazzata l'avrei detta. Ma su nonna Yolanda non si giura se non è 100%. Mia madre 99%. Dai, intanto c'è Veronica qua a fianco che se la ride, perché probabilmente questo video lo vedrà anche mia madre e dirà: che stronzo. Va capito che hai aperto il video per Ciccio Gamer. Minchia, un attimo per aspettare. Mamma mia, se sponsorizzazioni con Bulk e cose. Figlio di mignotta, quanto sei furbo. Ma perché siamo qua oggi? Oggi perché c'era un'occasione che non poteva attendere. Certo, sì. Infatti, come si potrebbe aver intuito dalla intro, siamo qui perché il buon Ciccio Gamer 89. Beh, devo dire, com'è? Più o meno, andiamo avanti. Ha già mandato di fare dei panini, i burger di Ciccio Gamer 89 con un poderosissimo paguro che tiene un dolce, una cheesecake che non ci ha mandato. Dolce che Ciccio Gamer 89, proprio lui, il capobranco dei paguri. Questo bastardo. Allora, te e tua sorella. E poi già ve l'ho detto, vi arriveranno a parte. Perché? Perché vi ho voluto fare un regalo. Pensa che stronzo che sono. Vi ho anche regalato un panettone al pistacchio per ringraziarvi di aver accettato la mia box. Stronzi! Non ci ha mandato. Grazie Ciccio. Sorella. Ma ci sarà il paguro? Vediamo. Paura, almeno il paguro c'è. Ovviamente vi lasciamo il link in descrizione. Ma adesso andiamo a testare. Intanto vediamo cosa troviamo nella box. Guarda quanto sono belle le scatole, regà. Come ha spiegato lui nel suo video, quindi sono stacchi vostri. E noi le abbiamo messi all'interno della box per distinguere due panini che andremo a provare in questo video. Quali panini faremo oggi, Piero? Fuck. Il carbonaro è il... Pulled. Figa, due te ne dovevi ricordare. Bravo, carbonaro è pulled. Sì. Arriva la box con un poster che oltre ad avere un golosissimo Ciccio Gamer 89, vedi, lui è sopra perché sotto c'è il paguro, ma lui essendo il capobranco è sopra, sul dietro invece abbiamo tutta la lista. Guarda che bello cucinare. Guarda quanto è fatto bene, raga. In mente reggerlo come lo vuoi. Ci verrebbe proprio un dolce in questo panino. Peccato che Ciccio Gamer 89, ragazzi, non ce l'ha mandato. Iniziamo da Pulled. Le istruzioni per fare i panini sono scritte qui, quindi noi leggeremo e ci 4. Boom. Scalda una padella antiaderente. Poi versa il pulled pork per qualche minuto. Ma la devo scaldare intanto. Certo. Iniziamo bravissimi, dal pulled che arriva in questa panetta. Sembra una panetta di fumo. Ma è pulled. Che è questo? Buonissimo. È la porzione che va solo in un panino. Bravo. È bravo. Tutto sotto vuoto, chiaramente. Teoricamente queste sono proprio bravo. Le ricette. Non le produce Ciccio, ma teoricamente sotto la supervisione. Bravo. Del Ciccio. Bravo. Cacchi, sono fatti alla cereale. Appunto, vai a nudo nella tua città. Dai. Però che odore che sta uscendo fuori. Aspetta. Bravo. Sì, un odore di barbecue e pulled. Bravo. Ok, quindi toglilo dalla padella dopo che l'hai scaldato e poi in un contenitore a parte. Poi devi versare dentro al pulled della pasta barbecue e mescolarla. Bravissimo. E la versiamo nella ciotola, giusto? Jumpy fuck. Intanto metti il pane nel forno. Siamo a 250 gradi. Ma chi se ne fotte? No, però
Poi il panino viene una merda. Ciccio si arrabbia. Ah, ma è chiuso con gli spilli. Cioè, non ti esce. Ma c'è un motivo. Ma basta fare le cose. Ecco, come sta qua apro? Tira forte. Sì, forse quelle sono un po' difficili da aprire. Ma la salsa barbie che ce li mangiamo. Moriamo. Effettivamente. Che poi sono sempre. Sì, no, 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 sì, poi nel panino finale. Sì, perché no, poi non posteriamo. Siamo assaggiatori critici. Quindi non siamo qui perché abbiamo una fame della Madonna e ho fatto gambe. Quindi voglio dare immediatamente un posto al panino. Ma solo vogliamo assaggiare per dare una critica. Ragazzi, ho una fame. Del pulled pork, fai rosolare il bacon per circa 2-3 minuti. Mi piace. Bacon, perché così economia, economia da di padelle. Di padelle. Ma anche perché il bacon si può spendere il sepper. Il buon Ciccio ci ha omaggiati dall'alto della sua benevolenza e carità di diversi panini. Sono tutti io. Locati col paguro. Quindi questo è il poi pulled. Ovviamente, un'altra piccola cosa, tutti gli ingredienti sono marchiati chiaramente. Sì. Cosa usare? Andiamo ad aprire il bacon. Guardate qui che bello sto bacon. Beh dai. È fatto in casa. Ma che è spec, raga? Ma è spec. L'ho detto anch'io. Vabbè, è spec. No, non è spec. Te lo dico a Ciccio. Io non li so di questo lo devo mettere. Intanto guarda il logo sul panino. Questo è figo. Carino, carino, molto carino. Dai, quindi questo lo butto c'è in forno sta, così. C'è sta. Metti il pane in forno, toglilo dopo circa 5 minuti. Tienilo più o meno tempo a seconda della croccantezza che desideri. Così. Io lo taglierei comunque. No, se c'è scritto così lo dobbiamo fare come c'è scritto, cazzo. Mettilo là dentro. Ah, così. Perfetto. 5 minuti. Che tipi che so, raga. Sono veramente dei tipi. Sono veramente te tipi, raga. Ti pacci proprio. Vabbè, lo faremo poi all'assaggio. Ti pacci proprio. Il pulled pork calda a fuoco medio basso l'interno del pane per qualche minuto. Poi lo dobbiamo aprire e quello facciamo. Facci il panino, condisci con la salsa e il... Non credo che questi panini possano venire peggio dei panini che ha fatto Dario Moccia, perché regala l'ha fatto sia Grax che gli sono venuti bene. Dario Moccia, ragazzi, io sono morto dalle risate. Sul mio secondo canale Ciccio Gamer 2 trovate la mia reaction in tempo reale mentre Dario Moccia stava in live su Twitch che ha fatto i panini. Regà, da morire dalle risate. No, il cavolo però lo dobbiamo condire. Condisci no, va, con vabbè, non c'è bisogno. Sì, okay. Quindi mettilo un'altra bowl. Ma sì, sporchiamo cose a minchia. Sale senza esagerare che già è tutto grasso. Ho rilanciato. Guarda che lanci il panino a terra. Guarda che c'è una palletta. È proprio un coglione. 5 minuti a 250 gradi sia caldo. E lo lanci. È proprio un coglione, raga. Abbiamo dei grandissimi broccoli in frigo. Che scemo, raga. E ci siamo ritrovati così alle 12:30 con dei broccoli in mano. Però per essere crunchy è diventato crunchy, eh? È meno male, dai. Guarda che sono belli però dentro. Una bella involatura del panino. Belli, belli. Di che sa? Di alcol, ma me l'ha detto Ciccio. Va bene, un po' di alcol. Vabbè, dai. Dovete dire la verità. La mia onestà è disarmante. Ma vi posso garantire che se anche il pane sa un po' di alcol, serve per mantenerlo. Regà, è un pane buonissimo, fidatevi. Le box, quelle nuove, dove vi dico adesso che ci sarà anche la matriciano come panino, non so se avete capito bene, ci saranno da gennaio. Finite le vacanze della Befana, che sapete che i corrieri non funzionano più, esplodono. Ci sono le nuove box. Strato generoso. Posso dire che questo bullet pork è veramente too much per un secondo me panino. È per due, infatti. Ma no, Ciccio Gamer ha detto che è per uno. È per uno. Ciccio Gamer lo odio già, non ne posso più di lui. Un hamburger mica voi dividete un panino per l'altro. Quindi questa versione del bullet pork è così ha detto. Oh, posso dire una cosa? Quanto è trash qualcuno che non è di Roma che fa finta di parlare romano. Tra convinto sono per due panini. Anche il cavolo, no, questo cavolo c'è a mettere, cioè. No, ne è per un panino, perché se ma mortacci vostra, poi vi lamentate che la roba è poca dentro un panino, dice però la roba è troppo poca. Mo che tanta che non ho guadagnato una merda in queste box, anzi ci ho rimesso 3.000 e 500 euro di paguri. Vi lamentate anche. Il bacon effettivamente è poco per due. E la salsa io lo sai che fa. Tu sorella, morri. Tu sorella, significa che il panino... Cioè, quello è la roba per un panino. Sarà, no? Vorrei la mettere qua, così. Così, vai, spalma la salsa tipo a Nutella. Perfetto. Allora, andiamo a dire. Chiudi. Buono. Piano, figa. Posso dire che però, raga... Bello, l'aspetto... Raga, l'aspetto niente male. Non è male, sì. Non che è male. Sembra spaziale. Adesso lo tagliamo in due, per il bene della scienza. Dobbiamo dare un bel mozzico di quelli giusti. Voglio vedere, sono troppo curioso. Il pane sembra pure onestissimo. Ha un ottimo aspetto, molto invitante. Guardate. Dai, è bello, minchia. Siamo? Dai, 3, 2, 1.
È buono, nulla da dire. È buonissimo. Il mio stomaco sta avendo il cibo buono dopo tre giorni che mangio in bianco e ci sei in bianco. Oh, è buonissimo. Pulled da provato, Ciccio. Ti sei salvato. Contento. Da 1 a 5 paguri darei. Quattro paguri. Quattro paguri. È stra buono, cazzo. Ma adesso, Ciccio Gamer, sarai in grado di reggere il confronto con il carbonaro? Andiamo a vedere. Ieri i dolci vi arriveranno in una box a parte. In più vi ho regalato anche un panettone a testa per Natale, per ringraziarvi del fatto che avete preso la box. Ingrati maledetti. Grazie mille Ciccio, grazie mille per i dolci. Dove sono questi dolci? Sono arrivati? No, però no. Arriveranno a parte, sì. Ah, voglio vedere che lui fa una cosa. Quando gli arrivi li pacchi a casa, lui li prende e li lascia davanti alla porta. No, se sono cose edibili li mangio. Ma andiamo avanti, facciamo il carbonara. Mamma mia. Vi immaginate dei video di cucina? Murri, Jumpitech, io e Joker. Che cosa può mai uscire? Cosa potremmo mai partorire noi quattro insieme? Io penso che la gente muore dalle risate. Io ve lo dico. Vabbè, andiamo avanti. Grazie Ciccio per avermi detto. Sacro cuore di San Giuliano. Ragazzi, ha pure matata, ragazzi. Un cornetto, che paura. Ovviamente per il carbonaro utilizziamo questo. Figlio di puttana. Scaldo una padella antiaderente. Posa il guanciale per 2-3 minuti per farlo super croccantare. Scritto tra virgolette. Una volta cotto, disponi in un piatto a parte. Comunque non era speck quello di prima, era bacon. Un po' strano, però era bacon. Meno male. Subito dal primo morso. Questo si vede. Questo è il guancialotto. Guancialotto di Amatrice. Un bel guanciale, onestamente. Fammelo cialare. Non mi piccicare in faccia. Non te lo impiccio in faccia. Non sento un cazzo. Posso mettere già il bacon, il pane? No, perché dobbiamo cuocere l'hamburger 5 minuti per ogni lato. Il pane si fredda. Devi calcolare i tempi in cucina. Assolutamente, quello che dici tu per me, quello che dici tu è legge. Non puoi diventare uno chef se non sai calcolare i tempi. Sono d'accordo. Infatti io aspetto te. Guarda come sta sturando. Cioè, è sparito il guanciale. Che cazzo è finito? È un po' troppo sottile per i miei gusti, Ciccio, però va bene. Però aspetta, ti metto una bistecca. Ma il bacon va sottile. Vedere questo panino, questo è un dissing a Ciccio Gamers. L'hamburger l'ha fatto palesemente crudo. Anche a me non piace troppo cotto perché poi diventa stopposo. Ma infatti non lo farò 5 minuti per lato. No, lo devi fare 5 minuti per lato. Lo farò 2 minuti. Ma quando mai, compa, poi dentro... gli hamburger non si mangiano crudi al sangue. Chi cazzo te l'ha detto? Perché quando mai? Perché è tritato. Allora? Sì, quindi non è come la carne al sangue che dentro, diciamo, i batteri non ci possono arrivare. Nella parte esterna i batteri si depositano, quindi se tu fai la carne al sangue li ammazzi i batteri quando la vai a cuocere. Mentre... minchia, rega le puttanate che sto dicendo questo. Madonna, Jumpitech. Se tu non ci credi, porco due, sei un coglione. Mi piace questa libertà di pensiero. Non credo, non se credo. Se non ci credi, sei un coglione. Non credo, ma, però, porco diciamo... porco due, togli dal fuoco, questo sta morendo. Siamo sempre a scolare, una cuna matata foglio. Ovviamente, ogni cosa che diciamo, devi mettere la cuna matata davanti. Dammi la cuna matata piatto, chiamo la cuna matata guanciale. Guanciale qua, prendi la cuna matata guanciale. Sono due cuna matata stronzi questi. No, prendi la cuna matata hamburger. Metti la cuna matata hamburger. Devo togliere gli cuna matata fogli. Lo sai che mio padre cuoceva gli hamburger con tutta la plastica. Quello è un errore gravissimo. Per anni ho mangiato gli hamburger. Per anni ho mangiato della plastica. Hamburger all'etanolo che mangiavo. E dicevo, scusami, ma perché non togli la cuna matata foglio dalla cuna matata hamburger? Io sono senza parole. Perché la cuna matata plastica che ci finisce dalla cuna matata pancia. Nana mi ha insegnato una cosa. Chi è Nana? Uno famoso su TikTok. Che in realtà gli hamburger, la carne, eccetera, è una cazzo che va flippata una volta sola. Va flippata tutte le volte che vuoi. L'importante è che poi arrivi a cottura sensata. Perché? Perché così fai fare la crosticina, ma non la bruci. Quindi arriva la temperatura sempre sopra e sotto, sopra e sotto. Questo sono d'accordo. Bravissimi. Dopo che ti chiedi. Io non c'ho parole. Io a firmare un contratto e allora è stato un piacere. Allora, avvocato, grazie. Stavolta lo prendi tu. Andrei ad aprire la carbocrema e vorrei sapere se la carbocrema è stata pastorizzata, però. Ma grazie a cavolo. La carbocrema va messa poi in crudo. Va messa così, ma sai che è una tipo una riscaldatina che la darei. È così, compasa. È pastorizzata sicuro. Diarrea, vomito. Ma no. Ma no, ma no. Toglilo, toglilo. Perché non lo togliere io? Era già caldo. Compa, è freddo. Ma ammazzati, allora mettilo là. Doppio folple. Hai visto? No. Compa, te lo sai sminchiare sto hamburger? Qua si vede molto bene il simbolo del Ciccio Burger rispetto a... bello, bello. Infatti con questo ci facciamo la copertina del video. Bene. A caso, regà. Okay.
Io nel posto dove mettere una hamburger. Cioè, io sono senza parole. E adesso andiamo all'assemblare. Nel frattempo decidiamo gli strati. Allora, mettiamo hamburger. Sì. A bacon. Anzi, no, hamburger. Pecorino sull'hamburger che sì. Si sta facendo. Mettiamo l'ora, mettiamo l'ora. Pecorino romano. Io non li metterei in padella. Oddio mio, pane. Hamburger. Ragazzi, mi sto godendo il loro video insieme a voi. Il calore si dovrebbe struggere. Basta, in realtà è finito. Bacon. Ah, vero, manco bacon. Guarda che buono. Che davvero bello. Guarda che sono belli. È molto bello da vedere. Tagliamo il nostro panino per vedere lo strato. Però quando tagli il panino, però non lo devi devastare, dai. Guarda allora, che sono belli. Giusto. L'avrei cotto un po' di più. No, giusto, è giusto. Bello, però. Guarda che bella faccia che c'ha. Sì, guarda come è bello. La sorte, coso. Che ridi? Cosa? Cheddar, sto dicendo. Ah, pensavo stessi dicendo squeak. Ma lui è pazzo. Non lavorare con una persona così. Io però mi sono preso la parte del paguro, quindi sono più Hakuna Matata. Vai, panino di te. Tu sei Hakuna Matatoso. Dai, 3, 2, 1. Gli deve, raga, gli piacerà per forza. Wow. Buono, minchia. Mamma mostruoso mia. Questo. Raga, lo devo fare a casa. Non abbiamo aggiunto sale, ma è stratissimo perché la carbocrema sarà stratissima. Poi c'è il pecorino, che a me solitamente non piace, però è buonissimo. Sono contento. Cioè, è una roba vergognosa, è buonissimo. Sono contento. Mamma mia, avvolgente, bello, saporitissimo, raga, bello raga, saporito. È buonissimo. Sono contento, raga. Non arrivano surgelati, arrivano in fresco, quindi questo fa un po' la differenza. È mostruoso, la raga. Carne è buona, tutti gli ingredienti sono veramente buoni. La carbocrema, oh. Perché poi col calore dell'hamburger e del pane si scioglie. Tutto si amalgama meglio, quindi è tanta roba, contento. Ragazzi, veramente strabuono. A 5 stelle, una matata, ragazzi. 5 paguri su 5. 5 paguri. Che dire, ragazzi, avrei preferito insultare un po' di più Ciccio Gamer, però è veramente tutto squisito e noi diamo a Cesare quel che di Cesare. In questo caso è Ciccio. Ciccio Gamer con una matata panino. I suoi 5 paguri. Liquide descrizione se volete comprarli anche voi. Fatti che me le dovrei mandare. Ma sono finiti! Se volete vedere anche l'ultimo. Sono contento, ma sono finiti! Panino, cioè il crispy. Non ve lo faremo vedere ora. Dovete andare su Instagram. Profili Instagram, ci sarà un reel. Madonna, come sono incredibilmente professionali questi ragazzi. Vabbè, questo ci sta, questo ci sta. Madonna, Ciccio Gamer e Muri, due pilastri della prima. Ma YouTube che si uniscono, sono contento. Sto vedendo un po'. Io sono contento, raga. Ora aspetto solo la reazione di Ciccio Gamer 89. Ti lascio anche like. Che cosa vi posso dire? Io sono contentissimo di tutti i feedback che mi stanno arrivando. Io ci ho perso. Non è vero, non ci ho perso. Ci ho investito tantissimo del mio tempo. Tantissimo tempo di Insane e di tanti ragazzi che stanno dietro al progetto. L'hanno provato anche i ragazzi di Space Valley e gli è piaciuto tantissimo. L'ho mandato a tanti altri content creator che spero che vadino a provare i miei panini, che almeno di mandarmi dei feedback. In particolar modo io spero che per quelle 282 persone che hanno acquistato le box, che in realtà dovevano essere state vendute 200 ma avete distrutto il sito e siete riusciti a comprarne di più di 200, spero che voi in particolar modo mi diate dei feedback su questa tipologia di food. E vi ricordo che da fine mese, da novembre, fine mese di novembre, usciranno i miei hamburger, i miei panini su Deliveroo. Raga, sarà una roba incredibile, perché se il progetto va bene, nel 2024 cercheremo di coprire tutta l'Italia e potrebbe uscire il nostro primo store fisico a Roma. L'hamburgeria di Ciccio Gamer 89, ma questo dipenderà da quanti panini vi mangiate. Quindi, raga, invece che comprare la pizza o l'altro hamburger, only panini di Ciccio Gamer 89. Poi ci sarà un menu che vi spiegherò. Spero che il video vi sia piaciuto. Grazie mille a tutti per il supporto. Seguite la pagina Instagram dei burger di Ciccio Gamer 89, perché lì darò dei codici coupon da 5 euro da spendere su Deliveroo sul mio food. E poi preparatevi. Ho aperto il mio gruppo WhatsApp, quello mega galattico mondiale, dove potete entrare tutti. E ve lo do qui il link. Lo trovate qui sotto in descrizione. Anche lì vi metterò tutte le informazioni del caso su questo progetto, vi farò vedere delle cose e in più vi darò dei codici coupon da prendere su Deliveroo e acquistare i miei prodotti, i nostri prodotti. Vi voglio bene! Ciao, ragazzi!